Ben ritrovati amici telespettatori a questa nuova puntata di Fatti e Commenti. E un saluto da parte nostra e quest'oggi parleremo di cultura, parleremo di giornate particolari, le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano che, come saprete, questo fine settimana apre ai cittadini dei beni culturali che normalmente sono chiusi. E noi abbiamo in collegamento diretto da Viterbo e la dottoressa Lorella Maneschi, che è il capo delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano FAI di Viterbo. Grazie, dottoressa. Grazie a Buonasera. Ecco, voi e buonasera a tutti. partiamo subito dalla conferenza stampa che c'è stata appunto quest'oggi per presentare la giornata del FAI a Viterbo. Sappiamo che vi siete concentrati quest'anno sul tre palazzi particolari appunto del centro storico. Se ci vuole parlare di questa iniziativa di quest'anno. Allora, sabato e domenica 23 e 24 marzo apriremo tre palazzi del potere a Viterbo, perché si parla sempre di Viterbo come la città dei papi, quindi il potere ecclesiastico. Invece c'è un potere fortissimo che è rappresentato da questi tre palazzi, che sono Palazzo di Vico, Palazzo dei Priori e il Palazzo Gallo a Bagnaia. Questi palazzi sono la rappresentazione del potere temporale. Palazzo di Vico risale al 1200, quindi è il momento in cui proprio Viterbo è una vera potenza, diciamo, ecco. Il suo proprietario si dibatte tra le guerre e le battaglie tra Guelfi e Ghibellini, e di questo palazzo apriremo i sotterranei, che sono molto importanti perché durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati utilizzati come rifugio antiaereo mentre Viterbo veniva bombardata. E a corollario di questa apertura noi avremo dei filmati della Seconda Guerra Mondiale, proprio dei bombardamenti, delle immagini, diciamo, dei bombardamenti di Viterbo, proprio della città, presi naturalmente dall'aerofototeca dei militari, dell'aviazione militare di Viterbo, dell'aeroporto di Viterbo. E sono veramente molto, immagini molto toccanti, ecco. Ecco, beh, rivederle anche, ecco, come bene diceva lei, dopo tanti decenni veramente danno purtroppo l'impressione della Sì. drammaticità appunto della guerra. Vissuta Ecco, nel momento, certo. ricordiamo che quella di quest'anno è, se non vado errato, la 27ª giornata FAI. 27ª edizione delle giornate FAI di primavera. Sappiamo i grandi numeri perché nella giornata di sabato e domenica verranno aperti in contemporanea in tutta Italia, si parla, mi corregga, di 1100 1500 sedi, siti, luoghi. E sì, esatto. quindi anche con una media, diciamo, di oltre 8 milioni di Di visitatori. visitatori. Ecco. E soprattutto, ecco, questo volevo anche chiederle, la collaborazione dei ragazzi, dei giovani. Sappiamo che vengono Assolutamente sì. coinvolti anche quest'anno come assistenza, come visita ai siti. Ecco, a Viterbo anche ci sarà questa esperienza. Assolutamente sì. Noi abbiamo un gruppo fra i giovani di Viterbo, che sono tutti ragazzi che fanno l'università a Viterbo, ma vengono anche da altre regioni, però lavorano e si impegnano su Viterbo. E quest'anno abbiamo anche la scuola media Vanni, che parteciperà con noi, con gli apprendisti ciceroni. Sono ragazzi più giovani naturalmente e non sono all'altezza, diciamo, dei nostri grandi universitari, però anche loro è bene che siano coinvolti fin da giovani proprio per riscoprire, per capire le loro radici, cos'era il Sicuramente. loro passato per conoscere meglio il futuro, per poter progettare il futuro. Bene, ecco, un altro elemento importante è la vostra attività, l'attività del Fondo per l'Ambiente Italiano durante l'anno. La delegazione è composta di vari componenti, quindi c'è questa iniziativa. In genere la vostra attività, ecco, sappiamo, molto impegnative le giornate appunto di primavera, ma svolgete anche varie iniziative, ad esempio mi viene in mente i luoghi del cuore.
e anche, ecco, questa partecipazione, se ce ne vuole parlare Beh, brevemente. noi abbiamo due grandi eventi nazionali che sono le giornate fai di primavera e le giornate fai di autunno. Poi c'è questa iniziativa biennale che si ripete ogni 2 anni, che sono i luoghi del cuore, in cui le persone semplicemente neanche, non devono essere neanche iscritte al FAI, ma segnalano un luogo del cuore, della loro vita, dei loro affetti, insomma, diciamo, ecco. E quindi si raccolgono delle firme e poi si arriva al restauro grazie a Banca Intesa in questo caso. Però noi facciamo anche altre iniziative, insomma, presentazioni di libri, fai trekking, che sono delle giornate di domenica magari in cui si fa una passeggiata in un piccolo borgo con magari anche una passeggiata nel bosco, in un prato, in un giardino. Apriamo di solito anche l'orto botanico di Viterbo, che è la sede del gruppo FAI Giovani Viterbo. Insomma, cerchiamo, ecco, di raccogliere, di sensibilizzare le persone alla cultura dell'ambiente e dei beni culturali, ecco, perché i tre principali cardini del FAI sono vigilare, curare e, dove è possibile, restaurare. Esattamente, bene. Ecco, io ringrazio la dottoressa Lorella Maneschi, che è il capo delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano di Viterbo. Con lei abbiamo parlato dell'apertura, lo ricordiamo, delle giornate di primavera del FAI di sabato 23 e domenica 24 marzo. Lo ricordiamo, del Palazzo dei Priori, ci saranno delle visite guidate di Alla Viterbo. cappella, sì, soprattutto. Esattamente, Palazzo di Vico, che è in via Sant'Antonio, sempre a Viterbo, e di Palazzo Gallo, che è situato a Bagnaia, in via Malatesta. Grazie di nuovo ancora e buon lavoro alla dottoressa Maneschi. Grazie, Grazie a voi e vi aspetto tutti. Buona grazie. serata, arrivederci. Buona serata, grazie.